Succede dopo lo scarto del narcisista? Qual è la cosa che si manifesta dopo che il narcisista ti ha scartata? Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale e ti ricordo che con l'abbonamento potrai usufruire dei vantaggi dell'abbonamento, fondamentalmente. Quindi iscriviti, abbonati al canale. E dai un sostegno al canale. E nel frattempo, ovviamente, metti un like, il like è gratuito, non costa niente e diciamo, ti suggerisco di mettere un like per dare un sostegno al canale, sempre che il canale ovviamente ti piaccia, perché non ci sono vincoli, non ci sono obblighi, è tutto consentito, tra virgolette. Quindi salutiamo Lia, salutiamo Roberta, salutiamo tutte le persone che si sono collegate e cerchiamo di capire un po' questa politica, tra virgolette, del narcisista, cosa succede con questa politica del narcisista, come si comporta il narcisista, quali sono le strategie del narcisista e come possono, diciamo, andare le cose fondamentalmente, no? Perché questo è anche un punto importante. Salutiamo anche Wizon e allora cerchiamo di capire un attimino come avvengono le cose. Allora, il problema che il narcisista si comporta male è il problema minore. È il problema minore che i narcisisti si comportano male. Per quale motivo è il problema minore? Perché non è tanto il narcisista fa il suo gioco, fa il gioco del narcisista. È come dire, è come se ti lamenti che lo scorpione punge. Non ti devi lamentare che lo scorpione punge, perché è normale che gli scorpioni pungano. Quello è il loro istinto, quello è il loro modo di essere. Quindi il narcisista fa il suo gioco e il gioco del narcisista però arriva ad un certo punto che si concretizza con lo scarto. Si concretizza con lo scarto. Che cos'è lo scarto? È quando il narcisista, facendoti vivere il senso di colpa, perché ricordiamoci, il narcisista ti fa vivere il senso di colpa, ti dice: "Ehi, ciao, arrivederci e grazie", ti lascia. E il narcisista istintivamente ha una grande capacità, il narcisista, quella di lasciarti quando le cose funzionano bene. Cioè quando lui percepisce che tu sei innamorata, ti lascia. Quando il narcisista percepisce che tu sei coinvolta, quando il narcisista percepisce che tu sei innamorata, ti molla, ti lascia. Non ne vuole più sapere di te. E questo è un dato di fatto. Quindi cerchiamo di esaminare, diciamo, un po' questi fatti, cerchiamo di esaminare un po' queste questioni. La prima parte, diciamo, è proprio quella della comprensione della natura del narcisista. Perché poi, intanto salutiamo Green Apple, salutiamo Duck, perché poi avviene un qualcosa di particolare, è la resurrezione. Il ritorno dal passato. Non so se vi è mai capitato, se avete mai avuto a che fare con narcisisti o con personaggi simili, assimilati fondamentalmente, che ritornano dal passato. Questo ritorno del narcisista dal passato. Il ritorno del narcisista dal passato. Ed è un punto importante, è un punto fondamentale. Molti di voi, diciamo, avranno familiarità, diciamo, sarà capitato qualche volta di avere delle persone che ritornano dal passato, che riappaiono dopo un periodo di assenza come se niente fosse e ritornano in contatto con te. Ovviamente non è detto che tutti quelli che ritornano siano per forza narcisisti, ovviamente. Ad esempio,
ci sono degli ex che ritornano e di fatto magari non sono neanche narcisisti, però diciamo si rimanifestano talvolta come se niente fosse. E questo, salutiamo anche Roxy, è quello che normalmente il narcisista fa, si ripresenta come se nulla fosse capitato, come se nulla fosse successo, si ripresenta, fa un ritorno dal passato, per cui ricompare, diciamo, dopo un'assenza prolungata, ricompare, diciamo, senza quasi citare il fatto che si è allontanato. Salutiamo anche Pippoli. Quindi questo recupero del passato fa parte, diciamo, della modalità, del modus operandi del narcisista. E i narcisisti tornano quando meno te l'aspetti. Ma ti dirò di più, hanno un ritorno del passato cadenzato. Cioè il narcisista periodicamente fa il giro delle sette chiese. E quindi tu non devi prendere il ritorno del narcisista dal passato come un pentimento. Perché alle volte noi possiamo avere dei pentimenti per, salutiamo anche George, possiamo avere dei pentimenti, pentimento per rancore, pentimento per rimpianto, pentimento per rimorso, ma in realtà il narcisista non lo fa per un pentimento sentito. Il narcisista lo fa perché nella sua testa malata, fondamentalmente, o anche le persone fortemente egocentriche hanno questa, diciamo, questo delirio, se vogliamo, di onnipotenza nel credere che comunque tu, per un motivo o per l'altro, sei una proprietà del narcisista stesso. Quindi una persona che riappare dopo un lungo periodo del passato di assenza, dopo un lungo periodo di assenza, non è detto che sia necessariamente un narcisista, però i narcisisti lo fanno, è come dire, è una condizione bidirezionale. Tutti i narcisisti tornano dal passato, tutti i narcisisti si rimanifestano, ma qual è l'indicazione che mi fa capire che questo qua che ritorna al passato pure narcisista è? È di fatto la mancanza di empatia emotiva e di tratti empatici, è la mancanza del pentimento, perché io posso, diciamo, fare un errore per dire ti lascio, poi mi pento, sinceramente mi pento, mi rendo conto dei miei errori, dico beh, cerchiamo di recuperare questa relazione. Molte situazioni possono evolversi in questo modo. Ma il narcisista in realtà non fa questo. La parola del narcisista, la chiave, è che lo fa con mancanza di empatia, cioè torna proprio come attività. Quindi per andare a conclamare un fabbisogno, come possiamo dire, di approvvigionamento energetico, il narcisista lo fa per stimolare, diciamo, quello che può essere il suo, come dire, benessere, fondamentalmente, no? Lo fa per approvvigionare il suo benessere. E di solito torna magari con un messaggino, talvolta anche con un messaggio nei social media. Talvolta il ritorno avviene anche addirittura semplicemente attraverso un orbiting, un like, un qualcosa. E poi osserva, quindi lo fa senza una mancanza di vera e propria empatia, perché se una persona è empatica, se una persona si è pentita, cerca di contattarti direttamente e dirti guarda, mi sono pentito, ho capito qua, ho capito là, ho capito su, ho capito giù, e poi insomma cerca in qualche modo di far vedere che in qualche modo vuole ripristinare una situazione che per te potrebbe essere positiva. Il narcisista invece non fa questo, il narcisista lo fa senza la minima empatia. Questa è un po' la chiave per capire che ha a che fare con questa tipologia di persone. Ma molte volte anche gli amici, ci sono amici che spariscono e poi riappaiono, magari talvolta anche dopo anni, dopo
Quindi dobbiamo tenere presente questa cosa, no? Gli individui empatici hanno manifestato pentimento e tu percepisci il pentimento. Ma il narcisista, quindi, cosa fare quando il narcisista ritorna? Beh, la prima cosa che devi fare è non illuderti, perché tanto il narcisista sa che se tu lo accogli, in qualche modo lui ha ancora potenziale su di te. E c'è un meccanismo strano, un meccanismo di dissonanza cognitiva che va a condizionare la tua mente analogica. Cosa vuol dire? Che se tu accogli il narcisista, rispondi alle sue lettere, ai suoi messaggi, rispondi alle sue cose, lo accogli, tu ti innamori di più. Perché noi abbiamo bisogno, proprio per questo, di eliminare le dissonanze. Eliminare le dissonanze cognitive, cioè eliminare la differenza che esiste, diciamo, tra un pensiero, qui dobbiamo eliminare la differenza che esiste tra un pensiero e praticamente eliminare la differenza che esiste tra un pensiero e una azione, fondamentalmente, eliminare la differenza che esiste tra un pensiero e un'azione. Quindi, se tu fai l'azione di accoglierlo, il tuo pensiero automaticamente sarà che lo ami. Questo è un punto molto importante perché è un meccanismo inconscio, è un meccanismo inconsapevole, è un meccanismo del quale le persone non sono a conoscenza e quindi rischi veramente di innamorarti di più. Nel momento in cui lo accogli, rischi veramente di innamorarti di più del narcisista. E ovviamente questo è quello che assolutamente devi evitare. Devi assolutamente evitare questo. Quindi il punto fondamentale è che se non riscontri veramente una manca un'empatia, se non riscontri veramente un... Scusate, se non riscontri veramente un pentimento, se non riscontri veramente... Il fatto che questa persona è disposta ad accettare dei vincoli imposti, dei vincoli che tu gli devi mettere, allora significa che comunque è una persona manipolativa. Significa che è una persona che devi scartare. Significa che è una persona che devi allontanare tassativamente dalla tua vita. Tra l'altro il narcisista torna anche prendendoti per il culo spesso, cioè dicendo, non avrei mai dovuto lasciarti, sei sempre stata l'unica, ah, io non ho mai smesso di amarti, quando poi magari si è scopato mezzo mondo praticamente, tutta, come si dice, tutta la città, se è scopato mezzo mondo, ha fatto il giro delle sette chiese. E ti dice: non ho mai smesso di amarti. Quando non ti ha mai amato, neanche quando era presente, non è che non ha mai smesso, non ha mai iniziato. Questo è il vero problema: non ha mai iniziato ad amarti. E tra l'altro c'è un'altra cosa interessante che si manifesta, che è una cosa tipica dei narcisisti, perché i narcisisti hanno fiuto, hanno fiato. Ma anche ti tengono sotto controllo da un certo punto di vista, perché il narcisista poi tende a spiarti, tende a spiare quello che fai nei social, tende a spiare quello che fai nelle cose. E sai quando è che torna il narcisista? Torna quando si rende conto che tu ti stai allontanando, quando si rende conto che magari hai conosciuto un'altra persona potenzialmente interessante, torna quando si rende conto che tu hai conosciuto un'altra persona che invece ti può piacere, torna quando hai conosciuto un'altra persona che invece può essere la persona giusta per te. E questa è un po' la caratteristica del narcisista. Ti contatta quando tu stai iniziando una nuova relazione, perché quello che non tollera è che tu porti avanti una nuova relazione. Questa è un po' la cosa negativa del fatto che se tu poi accetti, non soltanto ti prenderai un'ulteriore vinculata, ma il vincolo sarà più grande perché dirai: rinuncio a una possibile nuova conoscenza, rinuncio a una nuova possibile situazione
Me lo piglio in quel posto e mi innamorerò ancora di più. E mi innamorerò ancora di più. Salutiamo anche Patrizia. Nel frattempo ricordo a tutti di mettere un like, iscrivervi al canale. Chi vuole fare una donazione al canale può farlo. Chi vuole abbonarsi al canale può farlo semplicemente cliccando sul tastino abbonati e dare un sostegno al canale. Quindi fare attenzione nell'accettare il ritorno. Soprattutto se tu hai intrapreso un'altra relazione, mai, devi sempre mandare a fanculo e viverti la nuova relazione. Devi fare un lavoro, diciamo, che in PNL, tra l'altro che seguirai i miei seminari sul canale Massimo Taramasco, ci sono i miei seminari, diciamo, dove tu puoi praticamente seguire, insomma, le lezioni di PNL, imparare tante cose. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu praticamente dovrai rinunciare alla tua vita e questo ti farà innamorare ancora di più del narcisista. Praticamente sarai un agnello sacrificale sull'altare del narcisismo. E perché vuoi essere un agnello sacrificale sull'altare del narcisismo? Non devi assolutamente farlo. Quindi, quando il narcisista poi è una sorta di attivatore di recupero, no? Perché, diciamo, quando il narcisista si ricorda di te, quando capisce che tu ti stai allontanando, allora cerca di rimanifestarsi e lo fa in modalità diverse. Tra l'altro, talvolta lo fa anche in modalità, come diciamo, soprattutto del narcisista, il narcisista istrionico lo fa in modalità anche di natura, come dire, eclatante, no? Scenografica. Ah, non ho mai amato, mi sono reso conto che non ho mai amato qualcuno tanto quanto ho amato te. Ma invece posso garantirti che è molto più probabile che un cammello passi per la cruna di un ago che quel narcisista ti abbia amata, non ti ha mai amato. Banalmente, diciamo, il narcisista si fa vivo semplicemente per giocare, per testare, per vedere se il suo possedimento, diciamo, è ancora attivo, se ha ancora potenziale su di te. Quindi ti esorto veramente a non accettare un ritorno del narcisista. Devi assolutamente sfanculare, devi assolutamente allontanare. Questo, tra l'altro, è l'unico modo per discriminare se hai a che fare con un narcisista vero o con un narcisista falso. Perché se fosse un narcisista falso, questa persona si sentirebbe, come dire, se fosse un narcisista falso, questa persona proverebbe pentimento, accetterebbe i tuoi vincoli. Il narcisista vero invece ti butta fumo negli occhi, perché la vera abilità del narcisista è quella di buttare fumo negli occhi. Il narcisista ti utilizza solo come fonte di approvvigionamento energetico, punto. Come se tu fossi un serbatoio di benzina. E quella benzina serve a far camminare la macchina del suo narcisismo. I narcisisti però non hanno solo te come fonte di approvvigionamento narcisistico, ma hanno tante fonti. Per cui, come ti cornificava prima, continuerà a cornificarti. Come ti trattava come una merda prima, continuerà a trattarti da merda. Lascia solo passare un po' di tempo e questo naturalmente accadrà. Non ci sono senza se e senza ma. Non ci sono altre situazioni. I narcisisti entrano nella nostra vita per rispondere a Michele Pippoli perché tu rappresenti, diciamo, come dire, un fabbisogno energetico. Perché il narcisista entra nella tua vita perché attraverso te ottiene devozione, ottiene lodi, ottiene attenzioni, ottiene tutto quello di cui lui ha bisogno, perché il narcisista vive e si nutre di energia, vive e si nutre di energia di devozionale da parte delle altre persone, di poter controllare le altre persone. Questo è, diciamo, l'approvvigionamento narcisistico. Ovviamente agganciano persone che si fanno agganciare.
Perché, come dire, una persona che non si fa agganciare, è, come dire, il narcisista può entrare se tu gli apri la porta, ma se tu gli tieni la porta chiusa, o perlomeno magari gli apri la porta, ma non appena ti accorgi che hai a che fare con questa tipologia di persone, gli sbatti la porta in faccia, allora il narcisista si sgancia, perché quando tu lo tratti come una merda, quando tu lo tratti con indifferenza, questo è un po' come la criptonite per Superman, quindi un qualcosa che lo destabilizza, quindi mai e poi mai devi accettare la presenza del narcisista, mai e poi mai devi accettare il fatto che il narcisista non ti vuole. Quindi quali potrebbero essere, diciamo, queste situazioni che portano il narcisista a tornare? Beh, il fatto che tu inizi una nuova relazione è un motivo che lo spinge a tornare. Il fatto che percepisce che ti stai distaccando è un altro motivo che lo spinge a tornare. Il fatto che lui ha perso altre fonti di approvvigionamento energetico, perché magari aveva altre fonti che per un motivo o per l'altro si sono allontanate da lui. E allora il narcisista cerca di recuperarti. L'unico modo per cui non ti recupera è per amore. Quello non è una motivazione, non ti recupera per amore. Se ti recupera è perché, come dicevo prima, magari percepisce che tu, come dire, ti stai allontanando o che si è allontanato qualcuno da lui. Oppure semplicemente perché è passato del tempo e quindi in questo tempo passato il narcisista vuole certificare, vuole verificare che tu, diciamo, sei ancora, tra virgolette, di sua proprietà. Salutiamo anche Rosy. Vuole verificare che tu sei ancora, gli appartieni, sei ancora sotto il suo dominio, sei ancora sotto il suo incantesimo. Quindi il narcisista, diciamo, si rifà vivo. Inizialmente si rifà vivo in modo lento, delicato. Si rifà vivo mandando un messaggino, si rifà vivo facendoti intendere che, diciamo, che non è successo nulla. È come se creasse un'interruzione del tempo, no? Anzi, diciamo, ti dice: ah, ma come stai? Ma quanto tempo che non ci sentiamo? Io ti ho sempre amata, ti ho sempre pensata. Ho passato tutti questi giorni a pensarti, non sapevo cosa fare senza di te. Quindi a tutto questo ambaradan, diciamo, che il narcisista mette su, ma che è solo un teatrino. Sarebbe una commedia, diciamo, no? Ma questa commedia che il narcisista mette in atto rischia di diventare un, diciamo, un film horror. Per il fatto che te genera sofferenza e quindi quello che devi imparare a fare è evitare proprio le aspettative, non avere aspettative, perché il narcisista mette in atto questa resurrezione fondamentalmente. Ma tra l'altro ci sono anche casi che questa resurrezione dal passato avviene in tempi molto lunghi, mentre Gesù è risorto dopo 3 giorni. Il narcisista potrebbe risorgere dopo 3 mesi, in alcuni casi anche magari dopo 3 anni, no? Ritorna e ovviamente ritorna e osserva quello che capita. Quindi l'unica cosa che devi fare in questi casi è, ripeto, discriminare intanto se è un ritorno di una persona che magari ci sono altre motivazioni. Ripeto, non sono tutti narcisisti quelli che vogliono tornare, ma il pentimento è la cosa fondamentale, pentimento, accettazione dei vincoli e chi vuole ritornare veramente ti contatta direttamente, porta sul piatto della bilancia subito le cose fondamentali, mentre il narcisista sul piatto della bilancia non ti porta niente, ti porta solo fumo negli occhi. Il narcisista continuerà a metterti, a darti fumo negli occhi, il narcisista continuerà a farti sentire, diciamo, una persona che vale poco, il narcisista continuerà a farti sentire una persona inutile, il narcisista continuerà a farti sentire una persona di basso valore. E tu dovrai, purtroppo, per fortuna,
diciamo, avere la forza interiore di dargli un bel vaffa, di dargli un bel vaffa, e questo è un punto fondamentale. Non è, il narcisista non gioca tanto per giocare, il narcisista non è che gioca per giocare, gioca per avere, ma diciamo che il narcisista ha sempre giocato con te, se vogliamo parlare di gioco come approvvigionamento narcisistico. Il narcisista non è che gioca, il narcisista vuole avere un approvvigionamento energetico, quindi per lui è importante perché il narcisista è una persona che non sta stare senza avere relazioni. Il narcisista non sa assolutamente stare senza avere relazioni, il narcisista non sa assolutamente stare senza avere situazioni, diciamo, che si possono manifestare in qualche modo che possono dargli energia. Il narcisista si sgancia da tutte queste situazioni, quindi di conseguenza non è tanto un gioco quanto una necessità. Il ritorno del narcisista per il narcisista stesso è una necessità. E se non tornasse, diciamo, ne avrebbe delle conseguenze, come se ne ha